Parte la seconda puntata sullo speciale qui al Dolexpo e quest'oggi in occasione è venuto a trovarci il nostro caro amico Daniele. Sì. Che oggi si occuperà di? Fotografia. Con la tua? Sì, su Instagram DDM Fotografia e vedete gli scatti che ho fatto anche qua. Perfetto, allora bando alle ciance perché anche questa puntata sarà molto lunga e pregna, si può dire pregna? Ah voglia, attento all'iniziale però va bene. Siamo attenti all'iniziale che con la? P. P. Parte questa seconda puntata speciale dedicata al Dolexpo dove ne vedremo ancora delle belle. E girovagando sempre qui al Super Heroes Fan Convention. Io la sapevo in un'altra maniera, però do l'action. Come la sapevi? No, a me mi hanno spiegato così. Va bene, perfetto. Ci troviamo con un manipolo di supereroi, giusto? Sì. Diciamo così, più o meno. Della? Della DC Comics, nell'universo delle serie CW. Ho capito tutto, io ovviamente sono l'ignorante in materia e giustamente mandano me a intervistare codesti personaggi che andiamo ora a presentarli partendo da destra. Dovrebbe essere veloce nelle risposte però. Ma essendo che per correre consumi molta energia e devi mangiare molto, quindi anche lui che è Flash, noi dobbiamo mangiare sempre costantemente qualsiasi cosa. Io faccio però l'anti-Flash perché sono il cattivo della serie. E non mi bastava essere il cattivo della serie sua, sono andato ad essere il cattivo anche della serie loro, perché sono così cattivo che devo avere tutte le serie. Ma prima di parlare delle serie, che ne faremo a ripetizione, perché sì, sono serie, se no non serie. Siamo seri, e torniamo invece a presentarci, che partivamo da destra dicendo che siamo con... Giacomo Dotti, interpreto Reverse Flash. Io sono Marco Dammone, interpreto Flash. Io sono Marta Petrini, interpreto White Canary. Della serie? Legends of Tomorrow. Federica Trifoglio, Supergirl. Daphne Capotondi, Caitlin Snow. Se non ci credi, c'ho anche la tag qui, vedi? Caitlin Snow, lei, perfetto. Tu sai tutto della serie, no? Ma assolutamente, sono una grande esperta. Secondo te che non l'ho mai vista, scusa, voglio dire. Che serie è? Aspetta, assolutamente. Che serie è? Marta, che serie è? Flash. Bene, suggerimenti dalla curva, una bella curva, perché poi questa è una curva giallo-rossa. Facciamo una ola nella curva. E mi facevano addirittura notare che qui, venuto casualmente, giuro, abbiamo anche la controparte bianca e azzurra. Che cosa succede invece qui in questo stand? In questo stand esponiamo i nostri lavori, quindi dietro di me c'è l'armatura di Atom da Legends of Tomorrow, completamente fatta da noi. E stessa cosa per le maschere che vedete qui, sono quasi tutte fatte su misura. Hai fatto bene a dire quasi. Quasi tutte, perché l'unica che non è fatta su misura è quella gialla. Quella che devo mettere io che non mi entra, purtroppo. Però lui invece non la mette perché è cattivo. Decisamente molto cattivo, però sì. Nella serie il cattivo era lui? Non l'ha vista fino alla fine. Ah, quindi poi si invertono i ruoli. Sì, reverse. E quindi tu spoileri tutto, ovviamente. Esatto. Beh, ragazzi, ormai questa serie qui non la guardate perché ormai. Io non la guardo perché l'ho detto già anche a telecamere spente. Non è tra le mie preferite, non la definisco più di tanto. Però chi la vuole guardare, sappiate che il finale lui diventa cattivo. Questa è la giacca di Black Canary, questa la usavo io prima perché è la stessa persona che interpreto io, però inizialmente era un'assassina, quindi vestiva tutta di nero, la maschera anche è fatta su misura
e poi è diventata buona e quindi adesso sono bianca. Sei candida, sei passata al lato scuro. E voi qui, oltre a realizzare maschere, fate anche cosplay di ogni sì. genere, no? Sì, specializzati soprattutto in questo o fate anche altro? E diciamo quando ci ritroviamo insieme siamo specializzati in questo, cioè nell'universo DC. Quindi quando ci ritroviamo agli eventi portiamo sempre o gli stessi personaggi o comunque personaggi sempre all'interno di questo universo. Però insomma, oltre ad essere un gruppo di cosplayer, siamo anche amici, quindi capita a volte di incontrarci in altre vesti, cioè magari trovi lui da Thor, trovi lui da Spider-Man, trovi lei da Cersei da Game of Thrones. Cersei, pronunciato bene? Lannister da Game of Thrones, il Trono di Spade. Ah, ok, quella è un'altra serie che non ho visto purtroppo, ahimè. Mi sei caduto qua sulla cosa. Sì. Ne vedo tante di serie, però sono troppe. Sono troppe. Se stare appresso a tutto diventa un po' complicato. Sono troppe, esatto. Purtroppo si lavora anche, ahimè. Si lavora. Magari si potesse fare delle serie un lavoro, quindi... Una serie di lavori però si possono fare. Una serie di lavori si possono fare, sì. Per chi fosse invece interessato a interagire con voi, come può fare? Allora, ci trovate su Instagram, l'account è bix_cosplay, là condividiamo tutti i nostri scatti, ci trovate anche su Facebook, la pagina si chiama Believe the Impossible Cosplay Squad, che è l'acronimo di Bix. Quindi se volete seguirci ci trovate su queste due pagine, poi abbiamo tutti i profili singoli, quindi all'interno comunque di Instagram e Facebook trovate anche i nostri profili singoli. Allora, ribadiamoli così, bene o male, per chi volesse diciamo contattarvi singolarmente, partiamo sempre da destra, stavolta non mangia, giuro. Il mio nome è, allora, beta_rage_bill. Trattino basso con te basso, sarebbe un eufemismo, però va bene. Mark Leonard. Io sono brighter_m. Sono trattino basso, va proprio la grande. Fede88.art. No, trattino basso. No. Io non ho esattamente una pagina di cosplay, però se volete seguirmi mi trovate a Robespierre, che c'entra veramente niente con il cosplay, però... Che cosa si occupa invece? Niente, fotografia in generale, così. Come tutti noi abbiamo i social, magari un domani anch'io, se mai dovessi iniziare a fare cosplay seriamente, anziché insomma per stare con gli amici, perché oggi in realtà sto qua in veste di supporter, diciamo. Un domani mi ricorderò di mettere il trattino basso, perché a quanto pare è l'unica via per diventare cosplayer acclamati. Sì, sì, perfetto, quando con quello avrò tutta la strada in discesa. Basso, che in gergo è anche underscore, no? Underscore. Vabbè, però così fa molto, sembrava, più figo. Sì, è molto più figo. Bene, noi lasciamo per adesso questa serie di trattini bassi e o dicesi underscore e noi continuiamo con la nostra serie di interviste. Con due personaggioni qui al Doll Expo, perché Oni, e certo, ovviamente Oni, perché anche se magari così di primo acchitto possono non dire nulla, perlomeno per gli ignoranti in materia come me, in realtà loro sono Gianfranco Miranda, ovvero il doppiatore di Superman in Man of Steel. Per quello ho detto ci troviamo in personaggioni, perché voglio dire, Superman non è un personaggio. Superman è Superman, nella storia, è il meglio di tutti, no? Esatto. È il supereroe per eccellenza. No, però a parte gli scherzi, mo adesso lui perché fa tutto il figo, perché lui doppia anche Spider-Man, capito? Però volevo presentare, ormai l'abbiamo bruciato così. Hai ragione, scusami. Però Superman è il supereroe per eccellenza, il primo supereroe della storia, quindi insomma. E di supereroe in supereroe ormai. Beh, lui ha ragione, perché è il vero supereroe. Perché lui nasce supereroe, si deve travestire. Da essere umano, quindi lui è quello vero.
Spider-Man purtroppo ha dovuto abbandonare il testimone e lasciarlo alla nuova generazione. Quindi siamo con un però... Alex siamo... Polidori è ora... In arte Spider-Man, in arte, il fu Spider-Man. Il fu, no, io sono la voce di Lex Luthor, Davide Perino per tutti, vi saluto, Lex Luthor sempre di Superman. Quello che insomma... Ricordiate sotto sotto, ecco perché beh, c'è un odio profondo, profondo e tentativo di omicidio ogni volta che ci vediamo, però infatti c'è una debita distanza. Esatto. Sei in mezzo per questo, stai dividendo... Ma potrebbe anche essere in mezzo dell'unione poi, il trade union, no? Certo, certo. Ma nella vita ci vogliamo molto bene, siamo grandi amici. Abbiamo fatto un viaggio in moto fino a Capo Nord insieme. Quindi altro che Luthor e Superman, qua proprio... Però siamo tornati separatamente. È questo che poi successivamente io ho fatto Superman e lui Lex Luthor, perché poi siamo diventati grandi nemici. Ma è nato per caso questa cosa... è nata per caso questa cosa di doppiare due personaggi antagonisti? O... Sì, assolutamente per caso. E com'è stato ritrovarsi poi in sala di doppiaggio? Perché uno dice, ah, ma lo sapevate? Lo sapevamo, però al giorno d'oggi ci si incontra pochissimo, nel senso che il doppiaggio ormai si fa in colonna separata, si chiama colonna separata perché sei solo tu che fai tutta la tua parte, quindi al massimo senti i tuoi colleghi nella cuffia che hanno già inciso, però sennò, quindi non ci siamo visti. Mi potresti fare una voce così, giusto così, per gli amici da casa, però di Man of Steel, di Superman? Una di quelle frasi che magari ti è piaciuta di più, che ti è rimasta. Adesso mi metti in difficoltà perché non mi ricordo nessuna battuta del nessuna film. Battuta, vabbè, ovviamente poi Superman, si legge. Sì, ma poi Superman non ha frasi mitiche, sì. Cioè, il massimo che ti posso dire è che questa è la voce che ho utilizzato in Superman. Cioè, quindi una voce bella, bella piazzata, bella calda. Quando l'hanno proposto? Superman. Quando ti sei sentito Superman o dice che bello vestire i panni di Superman? Beh sì, o quando vestire i panni però dargli la voce. Io l'ho chiesto il costume, ai clienti americani ho chiesto esplicitamente se potevo avere, non volevo soldi, ho detto voglio il costume, solo il costume, giustamente loro hanno pensato il costume costa più di quanto tu guadagnerai in tutta la tua vita, quindi non te lo daremo mai. Ah però. Questo è un bel aneddoto perché non l'avrei mai pensato, io magari avrei detto vabbè cambio merce, il costume, manco gli entrerà, ma... Invece tu hai chiesto il costume di Lex Luthor, no? No, una giacchetta, cravattina, no. Però dell'Uomo Ragno? Dell'Uomo Ragno non c'è il fisico, quindi avrebbero dovuto riempirmi talmente tanto di protesi per riempitive che hanno detto no, neanche invece, a te. La frase dell'Uomo Ragno? Di Peter Parker. Che fa Spider-Man? Mi dice tipo... un attimo, lui è il doppiatore di Frodo anche. Quindi sentiamo Frodo. Ma è un altro che non ha una frase. Cioè, ditemi voi qual è una frase identificativa di Frodo. Non c'è, a parte la sofferenza. Gandalf, sei in ritardo. Arrivato a Superman, come nasce la carriera artistica? La carriera artistica è iniziata con il primo film che ho fatto è stato un film di Van Gunsant che era Bullying a Columbine. Non so se insomma è un film abbastanza vecchio, che era quello sui ragazzi in America che entrarono con il fucile nelle scuole e ammazzarono un sacco di ragazzi, insomma. Quindi è un film, sì, esatto, un film molto allegro, una commedia. E poi niente, poi ne ho fatti, insomma, mi è capitato di farne diversi. Superman è quello un po' più iconico. Però se posso dire, ho fatto un personaggio un po' simile, opposto, perché io ho avuto la fortuna di doppiare la serie di Kung Fu Panda, dove facevo Kung Fu Panda. Ma bellissimo! Quindi, come dire, da Superman, bello, enorme, a Kung Fu Panda, bello. Kung Fu Panda? Sì, però nella serie televisiva, perché i film ovviamente li aveva doppiati Fabio Volo. Però per la serie... immagino che Fabio Volo fosse un po' impegnato. Divertente. Molto divertente, molto divertente. Un personaggio divertentissimo, comico, proprio allegria pura. Io devo fare una precisazione però. Quando abbiamo detto la voce di Spider-Man, sì è vero, ma io anch'io della serie. E prima di me ci sono stati altri tre Spider-Man. Sono stati fatti da Onofri, da Marco Vivio e da Lorenzo De Angelis. Quindi diciamo che Spider-Man c'ha la propria identità. No, hanno cambiato tante volte Spider-Man. E adesso Tom Holland fatto da Alex Polidori. Quindi sono tanti gli Spider-Man che si sono succeduti. Io nella serie TV, in Amazing Spider-Man facevo il cattivo, quindi Green Goblin. E poi in Ultimate Spider-Man lì sono stato promosso a buono
e quindi facevo Spider-Man, però sempre nella serie, sì. Ma qual è la cosa, la parte che ti piace di più fare? La parte del cattivo o del buono a questo punto? Il cattivo. Qual è quella che ti dà più soddisfazione? Allora, il cattivo è mi diverte molto, è molto divertente. Il buono è bello perché per quello che è, perché è l'eroe, quindi ti senti comunque di fare una cosa figa, una cosa buona, buone azioni in continuazione. Però il cattivo ha un suo fascino. C'ha sempre il suo fascino, sì. Abbiamo scoperto il lato bianco, diciamo così, il lato oscuro. Una bella unione, devo dire, complimenti. Mi siete già delineati tra un Kung Fu Panda e un Lex Luthor. Lex Luthor. Bastardissimo. Bastardissimo. E quindi si capisce perché siete poi tornati dalle vacanze separati. Esatto. Di chi è la colpa poi da casa? Quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia. Speriamo di rincontrarci, perché sarebbe divertente, insomma, ripercorrere anche altre cose oltre quello che riguarda lo spettacolo. Comunque, complimenti, è stato un piacere conoscervi. Piacere. E conoscere Superman. E anche conoscere, a questo punto non so se dire Lex Luthor, Spider-Man, uno dei tanti Spider-Man. Sì, uno dei tanti. È stato così bruttissimo, però. Sì. Bene, continuiamo il nostro giro. Più diversi paralleli, sai.